Allora, oggi un po' di stretching insieme, eh? Facciamo un quarto d'ora, 20 minuti di stretching insieme, visto che me l'avete chiesto in tanti. E allora ho deciso di fare un po' questa sessione con voi al mattino, perché al mattino ci cambia veramente la giornata. In realtà anch'io dovrei farne di più, ne faccio sempre poco, e allora ne approfitto per farlo con voi oggi, ok? Da qua non vedo chi siete, ma intanto vi saluto. Fatemi un saluto se siete con me stamattina. Allora, faremo 30 secondi di allungamento per ogni esercizio. Cercheremo di allungare il più possibile la parte bassa della schiena, ci concentreremo su quella, e le gambe, sia dietro che davanti, ok? In questo modo ci rilasseremo tanto. E spero che non abbiate fatto una colazione pesante, perché anche fare lo stretching con la pancia piena non è ottimale. E partiamo, ok? Allora ragazzi, chiaramente voi allungatevi fin dove riuscite. Se non riuscite, vi date una mano con un elastico come quelli che uso io nei miei allenamenti, oppure con un asciugamano, e cominciamo dal classico esercizio di allungamento dei femorali, quindi le gambe, ok? Allora, ci mettiamo sul nostro tappetino, con i piedi a martello, quindi le punte verso di noi. Se ci arrivate, andate a tenervi nei piedi. Se non ci arrivate, se avete l'elastico, dietro i piedi. Oppure, questo, ok? Ognuno deve sentire una tensione dolce, non è che ci dobbiamo strappare i muscoli, ok? Un 70% del nostro massimale, quindi quando siamo qui, se sentiamo che già non ne possiamo più, rallentiamo un attimo, ok? Partiamo. Allora, partiamo con i nostri, ok, 30 secondi. Pronti? Siete con me? Vado, eh? Allora, ci allunghiamo il più possibile verso la punta dei piedi. Se riuscite vi tenete nei piedi, nello stesso tempo abbassate anche la testa, in questo modo allungheremo anche il collo. Fate una respirazione diaframmatica, quindi con questa parte dell'addome, ma non fatela troppo profonda. Fate dei piccoli respiri. Continuiamo, ok, andiamo avanti, eh. Iniziare così la domenica è eccezionale, perché vi sentirete da Dio dopo. Facciamo ancora 20 secondi. Sentite tirare dal collo fino alla parte bassa della schiena, vero? Una tensione dolce, eh? 5 secondi ancora. Poi lo facciamo solo con una gamba. Ok, piede sinistro all'altezza del ginocchio destro. E ci allunghiamo verso il piede destro. Pronti? Via, giù, piano, 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 piano. Vi potete tenere la punta o dietro il piede. E sempre giù la testa. Ieri sono andato a correre, sinceramente non l'ho fatto al ritorno, perché era tardi, avevo una fame assurda, mi sono messo subito a mangiare. Però lo stretching a me ha salvato dalla pubalgia, soltanto che si fa stretching sempre troppo tardi, sempre quando già si sta male, è vero o non è vero? Ancora 5 secondi. Ok, adesso con l'altra gamba. Questo ve lo lascio registrato, così quando volete poi ve lo andate anche a rifare. È uno stretching che non dura tanto, allunghiamo soltanto i gruppi muscolari principali, via. E quindi potete farlo anche tutte le mattine, prendetevi un quarto d'ora, 20 minuti e vi cambia letteralmente la giornata. Chiaramente siamo freddi, non abbiamo fatto allenamento,
Quindi non forziamo troppo, ok? Ho il piede destro così, adesso faccio da questa parte. Di qua sono un po' più legato che dalla parte destra. Teniamolo un po' di più. Ok, ora apriamo le gambe il più possibile. Se avete un divano o un muro, ancora meglio, perché praticamente allargando le gambe vi appoggiate al muro. Da qui apriamo le gambe il più possibile e andiamo davanti. Davanti, davanti, camminiamo con le mani, sempre abbassando anche la testa. Questo tira, eh? Mi raccomando, sempre la tensione del 70%, non ci dobbiamo strappare. Interrompo il timer perché ci prendiamo un pochettino più tempo in questo esercizio. Questo è l'esercizio che a me personalmente ha salvato dalla pubalgia. C'è tutta la tensione nella parte bassa dell'addome. Ogni volta che andavo a correre, tornavo a casa con un male pazzesco. All'inizio avevo paura che fosse ernia, e invece l'ho fatto passare proprio con lo stretching. Molte volte lamentiamo il male alle ginocchia, e invece è tutta questione di allungamento. Il 90% delle volte. Adesso mano e mano e andiamo giù. Questo tira un po' di più perché chiaramente abbiamo dove tirarci. Respirazioni lente e non respiri troppo profondi, eh. Ogni tanto un po' di stretching, un po' di allenamento più statico ci vuole, eh? Di solito negli allenamenti che faccio salto sempre, e allora oggi non vedevo l'ora di fare un po' di stretching in questo modo. Ok, stop! Adesso uniamo i piedi e prendendoci qui tiriamo giù la testa in direzione dei piedi. Ok, e giù. Chiaramente arrivate dove riuscite, eh? Non c'è bisogno sempre di strafare. Non molleggiate, mi raccomando, eh? Adesso che siamo qui, rimanendo nella stessa posizione, incrociamo le dita e mettiamo le mani dietro la testa, chiudendo i gomiti. Piano questo, ragazzi, eh? Piano piano. Basta. Qui stiamo allungando anche il collo, la cervicale. Ancora 10 secondi. Ok, piano piano lasciate. Ok, adesso allunghiamo un muscolo che sta sotto il gluteo, che si chiama piriforme, che molto spesso è responsabile del mal di schiena. Quindi chi ce la fa lo fa in questo modo. Piede destro sopra il ginocchio sinistro, mano destra tra le due gambe, prendo il ginocchio sinistro e vado a incrociare le dita con l'altra mano. Questo. Chi invece non riesce, lo fa un po' più semplice in questo modo. Stando 20 cm dal muro, col sedere,
Allunga le gambe in avanti, piede sinistro sopra il ginocchio destro e piano piano facciamo scivolare indietro la gamba destra, il piede destro, e rimaniamo fermi così, ok? Che così si sente, eh? Però così lo regoliamo meglio. Sessione di stretching della domenica. Sessione relax. Allora, state sentendo tirare qua, sotto il gluteo? Questa è la versione facile, ragazzi, è la versione difficile, quella un pochettino più efficace e un po' più complicata, ve l'ho fatta vedere prima, però ognuno ha il proprio livello. E se c'è una gamba che tira più dell'altra è normale, non siamo perfettamente asimmetrici. Cambio, torno in posizione, poi piede destro sopra il ginocchio sinistro, faccio scivolare indietro il piede, ecco, questa mi tira di più, cavoli, tanto di più, ok, ok, ecco, sta già lasciando un po'. Come sta andando? Dopo scrivetemi nei commenti, siccome vi lascio il post, vi lascio il video, scrivetevi nei commenti com'è andata e se lo rifarete. Ok, adesso abbiamo allungato tutta la parte posteriore, tranne i polpacci che li andremo ad allungare dopo. Adesso cerchiamo invece di allungare la parte anteriore, piano piano lascio. Allora, allunghiamo lo psoas e allunghiamo il quadricipite. Se avete una sedia mettetevela vicino, se siete come me vicino al muro ancora meglio. Allora, ginocchio destro per terra, piede sinistro avanti, vado giù, spingo giù il bacino, se non sento tirare faccio scivolare indietro il ginocchio destro, fermi lì, cerco di star fermo, dritto, se non riuscite una sedia oppure il muro. Una volta che siete in questa posizione cercate, avete il piede sinistro avanti, cercate con la mano destra di sporgervi dalla parte sinistra, ok? Un po' indietro e dalla parte sinistra. La teniamo 10-15 secondi. Poi andiamo a allungare il quadricipite. Se sentite che le ginocchia, il ginocchio destro vi fa male, mettete un cuscino sotto. Oppure dovete prendere un tappetino come il mio, abbastanza spesso, che vi permette di fare tutti i movimenti che volete. Adesso, con la mano destra, prendo il piede sinistro, chi riesce, altrimenti rimane così. E continuo a spingere in giù. Adesso sto allungando tutto il quadricipite e si sente. Questo, ragazzi, fa un male pazzesco, però cioè, fa male e fa bene. Ok, e ci giriamo dall'altra parte. Adesso piede destro avanti, ginocchio sinistro indietro, spingo giù il bacino. Rimango un attimo lì. 10 secondi e poi faccio come prima, chi riesce. Mi appoggio. Un po' indietro e tutto a destra. Ok, prendo chi può, chi riesce, il piede sinistro e tiro giù.
questo va un po' meglio che il destro. Ho la gamba destra un po' più legata dalla sinistra. Da cosa dipende? Dalla postura, quindi come alleniamo i muscoli. Dipende anche da altri fattori, perché vi torno a ripetere, non siamo perfettamente simmetrici. È per questo che lo stretching ci aiuta tanto. Ok, adesso ci mettiamo in piedi. Piano ragazzi, piano, anche perché al mattino abbiamo la pressione un po' più bassa, quindi fare stretching ce la abbassa ancora di più. Allora, mi appoggio al muro con una spalla, prendo la punta del piede sinistro, se non riesco mi piego e la prendo con l'altra mano e poi mi raddrizzo, ok? Mi appoggio al muro e cerco di prendere il piede con entrambe le mani. A questo punto, tirando, già sentiamo tirare. Ecco, stringiamo forte i glutei e il quadricipite si allunga al massimo. Lo teniamo 15 secondi. Questo è un esercizio che possiamo fare dopo una corsa, dopo una camminata, quando sentiamo le gambe pesanti. E lasciamo. Piano, nel ritorno. Cambio. Sono qui e stringo i glutei. Lascio piano. Adesso allunghiamo un po' i polpacci, come vi dicevo prima. Mettete, se ce l'avete, l'asciugamano o un elastico sotto la punta del piede sinistro, facendo proprio così, girando, facendo un panino. E ho la punta del piede più rialzata. E da qui vado giù. Una gamba, chiaramente, a destra si piega, la sinistra è tesa. Arrivate chiaramente fin dove riuscite e sentirete tirare qua e il polpaccio fino alla punta del piede sotto. Senza esagerare sempre, ragazzi. Cambio piede e vado giù di là. Quando sentiamo le gambe pesanti, soprattutto alla sera, questi esercizi sono fantastici. Adesso allunghiamo un attimo la schiena. L'esercizio che vi faccio vedere adesso lo potete fare ovunque, anche in ufficio. Tolgo. Allora, piano torno su, se no mi gira tutto. Appoggio la pianta del piede destro appoggiato al muro, gambe larghe, mi giro dalla parte destra e alzo i gomiti, appoggio le mani al muro, da qui spingo col braccio destro fino a qua, fino a girarmi il più possibile, ok? Questo è un esercizio che potete fare ovunque senza bisogno di sdraiarvi quando vi sentite la schiena inchiodata. Magari lasciate un attimo, prendete respiro e poi e ci giriamo dall'altra parte, sinistro, destro, e sinistro appoggiato al muro, mi giro dalla parte sinistra e spingo col braccio sinistro. Mio, sono scrocchiata da questa parte. Le gomiti alti, perché se vi avvicinate al muro così non riuscite a spingere. Quindi dritta la schiena e gomiti aperti. E
stop. Ok. Allora, la sessione di stretching di oggi finisce qui. Abbiamo allungato le gambe davanti e dietro, abbiamo allungato la schiena e adesso dovreste sentirvi molto meglio. Se vi è piaciuta questa live, magari ne facciamo un'altra dove allunghiamo le braccia, la cervicale e magari il pettorale e gli addominali. Ok? Vi vengo vicino a salutare.